Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di Newegg.com, come fare fino a 4.000 dollari e più al mese con il dropshipping su Newegg, su cosa sia, quali sono i requisiti, quanto capitale serve, spoiler, quasi nulla, come poterlo iniziare anche tu e soprattutto se lo puoi fare dall'Italia. In questo video cercherò di spiegarti tutto ciò che è possibile su questa piattaforma, su come ci lavoro, su come altre persone ci lavorano e su come puoi lavorarci anche tu. Quindi non ti perdere questi video, iscriviti al canale e ci vediamo tra pochi secondi. Ciao a tutti ragazzi, sono tornato, spero che tutti voi stiate bene. Molti di voi mi avete contattato su Instagram chiedendomi o su Telegram chiedendomi se non faccio più video, se ho abbandonato il business. Bene ragazzi, no, non ho abbandonato il business, lavoro ancora con eBay, con altri marketplace. Faccio ancora video su YouTube, so che negli ultimi mesi invernali ho avuto altre priorità. Il canale YouTube non è una mia priorità, è una cosa che mi piace fare, una cosa che mi viene in contatto con voi, che mi sponsorizza, ma ovviamente ci sono altre priorità, non essendo uno YouTuber. Ma tranquilli, stanno arrivando molti contenuti, sono già pronti. Sto scrivendo, ho organizzato un po' meglio tutta la situazione per poter far rientrare YouTube nella mia scaletta di lavoro settimanale, che è davvero davvero molto piena. Bando alle ciance, mi fa piacere che molti di voi continuano a seguirmi, vedo che le visualizzazioni del canale sono rimaste più o meno stabili. Vi prometto che vi cercherò di darvi almeno 3 video a settimana, ma parliamo del discorso con cui ho aperto il video oggi, cioè newegg.com. Per chi mi conosce, perché ha seguito le mie vecchie live, perché ha seguito le mie live in americano e che vi ricordo che faccio alcune volte webinar in inglese, che okay, non collegato a questo canale, sa che faccio dropshipping su Newegg. Ma andiamo per step. Cos'è Newegg? Newegg è una piattaforma, un marketplace americano e canadese che vende principalmente elettronica. Newegg ha circa 7 milioni di visitatori al mese, non sono tantissimi, paragonati per esempio a eBay, che ha in America, mi sembra siano 200 milioni o 300 milioni di visitatori al mese, ma ovviamente non è per questo che non puoi fare profitto, che comunque sono sempre numeri altissimi. Detto questo, perché oggi andiamo a parlare di Newegg? Perché è una piattaforma molto valida, è una piattaforma che ha molti vantaggi e che ti permette di vendere a margine molto alto. Perché essendo una piattaforma un po' più piccola rispetto alle altre, ha meno competitors, ci sono molte meno persone che ci sanno lavorare, perché ovviamente non ci sono software, o perlomeno i software che ci sono molto grezzi per le integrazioni, parlo. E questo permette di avere più margine di vendita, quindi si vende di meno ma a margine più alto e soprattutto con molto meno lavoro. Per esempio, per quanto mi riguarda la gestione di Newegg in generale, un negozio non dovrebbe prendere un negozio che fa, diciamo, 5-6 mila dollari di vendita a mese, quindi con un margine del 40-50%, si tratta di 2-3 mila dollari di profitto a mese, non dovrebbe richiedere più di 20 minuti al giorno di gestione con la giusta automazione, perché se voi mi conoscete sapete che io sono un fan dell'automazione, cerco di automatizzare e vi spiego come automatizzare il più possibile il vostro business, perché l'automazione è la base della crescita e della scalabilità. Detto questo, quindi Newegg è una piattaforma americana e canadese di vendita di elettronica. Chiunque può vendervi, basta semplicemente iscrivervi con un'azienda come liberi professionisti, non per forza un'azienda americana. Quindi se avete un'azienda italiana, europea, qualsiasi tipo di azienda, vi potete registrare. Andate nel sito Newegg, nella parte registrazione venditori, e vi registrate. L'onboarding, quindi il processo di registrazione, è abbastanza lungo. Vi chiedono diversi documenti della vostra azienda, cosa fate, cosa non fate.
E una volta approvati, poi comunque è un marketplace abbastanza libero, non vi, diciamo, non vi rompono le scatole. Se tenete le metriche a posto, siete tranquilli, dropshipping non è vietato, non hanno nessun motivo di farvi problemi. Per la precisione, io faccio dropshipping da Amazon a New York, ok? Amazon USA a New York USA, Amazon Canada a New York Canada. Come sapete, se mi seguite, Amazon è il fornitore che principalmente uso e che maggiormente mi piace. Ho fatto tantissimi video a proposito, andatevi a vedere su perché spiego il motivo per cui uso Amazon e su perché ritengo che sia un ottimo fornitore. Il mio perfettino. Detto questo, abbiamo visto quindi cos'è Newegg, come registrarsi. Attenzione, ci sono due registrazioni diverse sia per il Canada che per l'America. Ora, qual è il business model? Business model è semplicissimo: prendere oggetti, principalmente di elettronica, perché è un marketplace dove puoi inserire qualsiasi tipo di oggetto, ma il target principale è l'elettronica. Inserirlo su Newegg, maggiorando il prezzo, venderlo e farlo spedire da Amazon direttamente da Newegg al consumatore finale. Come facciamo per eBay, ok? O con Amazon. Questo è il business model. Ora voglio parlare un attimo dei vantaggi con voi di Newegg. Primo vantaggio è un marketplace con pochissimi dropshippers, perché è un marketplace che è poco conosciuto, o meglio, è ben conosciuto in America nell'ambito elettronico, ma poco conosciuto nel campo dropshippers. Puoi vendere a prezzi maggiorati e soprattutto essendoci meno competitors, meno persone che vendono gli stessi oggetti, avrete più visibilità. Potete vendere a margine più alto. È dropshipping friendly, ok? Non vi rompe le scatole se fate dropshipping da Amazon o da Walmart o da altri retailer. Però ci sono alcuni contro. Facile da gestire, poca manutenzione, quindi semplicemente ordinate i vostri oggetti, rispondete ai messaggi, gli acquirenti in media sono poco rompiscatole, quindi sono pochi messaggi a cui rispondere. Ci sono però alcuni contro, ragazzi, ed è giusto che ve li dica. Il primo contro è non è facile l'integrazione. Non essendoci software che supportano in modo diretto Newegg come piattaforma di vendita, l'integrazione da Amazon a Newegg è un po' macchinosa. Potete farlo manualmente, ma c'è anche un modo di farlo automatico. Si usa un ponte di diversi software, ok? Quattro software per l'esattezza, per avere una sorta di automazione. Funziona abbastanza bene. Semplicemente abbastanza macchinoso il processo, non ve lo posso spiegare in video. Contattatemi su Instagram via email, trovate i dettagli nella descrizione. Sono sempre felice quando mi contattate. Questo è il primo svantaggio. Il secondo svantaggio è che Newegg paga ogni 2 settimane. Non è proprio uno svantaggio, perché ormai è una cosa che succede in tutti i marketplace, tranne eBay, che eBay ancora ha il pagamento ogni 48 ore. Però, per esempio, Amazon paga ogni 20 giorni, Walmart paga una volta a mese, quindi marketplace, insomma, Etsy paga una volta a settimana, ogni 2 settimane, non ricordo esattamente, quindi ormai tutti i marketplace hanno questa politica. Quindi è ovvio che dovete avere una riserva di cash per mandare gli ordini fino a quando non vi pagano. Dopo 2 settimane vi viene mandato il pagamento, di tutte e 2 settimane. Questo può essere uno svantaggio per chi è low budget, perché ci sono le carte di credito, ci sono i prestiti, ok? Però, come dico sempre, ragazzi, se non avete i budget, non andate all in un business model. Non perché non funziona, ma perché non potete mai sapere gli imprevisti. Come ogni marketplace, ci possono essere revisioni, possono essere i soldi bloccati per un paio di giorni, non potete lavorare nel filo del rasoio. Ma questo, in qualsiasi tipo di business, diffidate da chi vi dice potete iniziare a costo zero. Non esiste un business che potete iniziare a costo zero. Sono tutti truffatori, quelli che lo dicono, o comunque non truffatori, ma deviano la realtà per i propri interessi personali, mettiamola così.
Un'altra nota negativa di New Egg è che la politica di New Egg richiede che spedite tutti gli ordini entro 48 ore lavorative da ricevimento. Significa che se vendete un oggetto lunedì mattina, entro mercoledì mattina allo stesso orario, quindi 48 ore, dovete marcarlo come spedito col tracking number. Purtroppo questa cosa non si può allungare, è una politica del marketplace. Anche per questo io consiglio di utilizzare fornitori veloci come Amazon. Poiché è una cosa positiva, avere Prime e poter inviare questi ordini in modo molto veloce. Un altro svantaggio è che i messaggi sono molto rigidi nel customer service e nelle cancellazioni degli ordini. Per esempio, nel customer service dovete rispondere a ogni messaggio entro 24 ore alla ricezione. Lo scadere di queste 24 ore metterà un difetto nel vostro account. La cosa positiva è che sono abbastanza morbidi con le metriche e dovete averle proprio disastrose per mettervi in revisione l'account. E in generale sono abbastanza comunicativi. Questi penso che siano tutti contro, ragazzi. E se mettete l'ago e la bilancia, vi lanciano con le cose positive, come ogni cosa. Quindi dovete fare le vostre considerazioni. Facciamo un piccolo riassunto. Quanto serve per iniziare a vendere su New York? Mettiamo una riserva di cash almeno per 2 settimane di ordini, quindi se puntate a fare 2.000 dollari a mese con un margine del 50% dovete vendere 4.000 dollari. 4.000 dollari di vendite corrispondono più o meno a 3.000 dollari di ordini inviati. Ah, un'altra nota positiva, ragazzi, sono le commissioni davvero basse, intorno al 10%. Questo è un vantaggio non da poco, perché come sapete sono piattaforme come Amazon e vi ammazzano di commissioni, anche eBay, più o meno il doppio su eBay rispetto a Newegg. Quindi avere meno commissioni ci permette di essere più competitivi e di avere più profitti per noi. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete approfondire l'argomento New Egg, iscrivetevi al canale perché farò altri video, molti video su New Egg. Ovviamente non dimentico eBay, stanno arrivando anche molti video su eBay, su Walmart, su investimenti. Quest'anno, questo 2022, voglio parlare nel canale un po' di tutti i fattori sul livello finanziario, non solo sul dropshipping, anche se l'argomento principale del canale è il dropshipping sui marketplace, come sapete, specialmente su eBay ho tantissimi video, ve li consiglio di andare a vedere. Io cerco sempre di condividere con voi tutto quello che scopro e condividere con voi nuovi modi per monetizzare, per fare dropshipping, in quanto in Italia si è ancorati al vecchio modello di dropshipping su Shopify, che oddio funziona benissimo, ma cerco di allargarvi io la visione con anche Marketplace, dove in America e nel resto del mondo sono anni che si fanno tanti tanti soldi e ci sono molti vantaggi. I vantaggi di Marketplace sono il traffico gratuito, l'automazione, la poca esperienza richiesta in marketing, in SEO e tutta una serie di circostanze. Spero quindi che i miei video ti piacciono, metti like così mi aiuti a crescere e iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!